Quando parliamo di visione o di vision, come piace definirla a me, e iniziamo quel meraviglioso lavoro che è la scrittura della nostra visione, perché attraverso la scrittura andiamo a concretizzare, a rafforzare il nostro pensiero, quindi la nostra visione. Quando iniziamo questo lavoro, ci sono vari elementi che dobbiamo tenere presente, o meglio, su cui dobbiamo lavorare, e chiarire. Uno dei quali è, come dico spesso io, la visione deve essere profonda. Che cosa intendo quando dico profonda? Intendo che deve essere profondamente radicata in noi, deve essere nostra. Quindi non deve essere la visione di qualcun altro perché ci piace una determinata visione, ci piace una determinata immagine e quindi senza accorgercene la facciamo nostra. Oppure è quella visione alla quale ci uniformiamo perché sappiamo che così ci vedono gli altri. E se fossimo in quella visione la realizzassimo, per quelle persone saremmo il meglio. Ma non è questa la visione. La visione va ricercata profondamente. A volte l'abbiamo così chiara immediatamente, anche con tutte le difficoltà da superare, ma l'abbiamo chiara. E a volte invece non è così. Dobbiamo cercarla. Quindi vi consiglio subito un'attività, un esercizio da fare. Andate ad individuare tutti quegli aspetti della visione che non sono i vostri. Faccio un esempio: state facendo un lavoro che non vi piace, che non rispecchia quello che voi vorreste, ma da tutti quel lavoro è definito il meglio. È un lavoro a cui magari altre persone ambirebbero, quindi un lavoro che altre persone vorrebbero avere. Questo lo fa parte della vostra visione. Ecco, andate a individuare questi aspetti oppure elementi della vostra visione che non sono vostri, perché quella data persona ha raggiunto un determinato obiettivo, quell'obiettivo è bello, è apprezzato, pensate di doverlo raggiungere anche voi. Quella non è la vostra visione. La nostra visione è quella che si rivela veramente nel modo più intimo, più profondo, più nostro, è quello che ci fa stare bene, è quello che ci rivela tutta la gioia del vivere, nonostante le difficoltà, nonostante i dolori che fanno parte di un percorso. Per cui l'esercizio che vi consiglio di scrivere, ovviamente, è quello di andare a individuare questi elementi, di chi è questa visione, in cui sto vivendo e che sto portando avanti, che addirittura proietto nel futuro e quali elementi della mia visione non sono veramente i miei. Questo vi servirà per iniziare a fare quell'opera di sfrondamento di tutto quello che non è nostro. E come nella scrittura, questo lo dico anche quando seguo le persone, quando seguo le persone che scrivono, andate prima a ripulire di tutti quegli elementi inutili, vi si rivelerà la vostra scrittura. Andate a ripulire di tutti quegli elementi che non appartengono alla vostra visione per concederle di emergere in tutta la sua forza. Buona visione.